La creatività richiede la disobbedienza, senza la disobbedienza la creatività te la scordi. Creatività è aggiungere qualcosa all'universo. All'inizio le idee nuove, per loro destino, sono sempre odiate. L'odio per le cose nuove che una persona fa è un test. Per arrivare alla creatività, naturalmente è indispensabile la disobbedienza. Se tu obbedisci alla situazione fuori così com'è, non crei niente. Ci vuole la disobbedienza, il coraggio di disobbedire per far scattare, per aprire il campo alla tua creatività. E tutti la creatività ce l'hanno, solo che alcuni sono meno disobbedienti di altri e per cui passano tutta la vita senza fare delle creazioni interessanti. Ci sono due tipi di disobbedienza. C'è la disobbedienza agli altri e la disobbedienza a se stessi. Maggiore specialista di disobbedienza agli altri nella storia di questi ultimi secoli, Gandhi dice: per disobbedire agli altri con efficacia devi trovare degli altri che diano delle regole precise. Non funziona la disobbedienza agli altri, questa è una notizia un po' triste, quando le autorità sono molto furbe e danno regole contrastanti. La disobbedienza a se stessi, quella di cui parliamo oggi, è lo scoprire quello che hai davvero. Io, tu hai diversi te stesso, io diversi me stesso, non ce n'è uno solo. Tra i tuoi te stessi c'è il capoccia, quello che comanda. Quello lì è un adattato. Ha dalla sua tutta una serie di forze sociali esterne a cui si è adattato. Ed è forte perché si può dire: guarda che gli altri fanno così, quindi ce la fai così anche tu. Poi c'è un altro tuo te stesso che è interessantissimo, che è quello di minoranza, che è nascosto. Quello lì è quello creativo, che rischia di rimanere nascosto tutta la vita. Quello lì ha un sacco di cose da dire, ma gli hanno insegnato, fin da quando era molto molto piccolo, a stare zitto perché era diverso.